Buongiorno Unicorn Squad, buongiorno a tutte! Ah, onestamente non vedevo l'ora che iniziasse la scuola! Oh, Candy, è la solita storia dopo ogni vacanza. Le vacanze dovrebbero durare in eterno. No, a me piace andare a scuola. Beh, sì, ok, comunque, qui c'è un problema. Ah, almeno credo. Crediamo sia un problema. Cosa? Che succede? Già. Ecco, stavamo leggendo l'ultimo scoop sul blog di Nobu. A dire il vero, non è un vero e proprio scoop. È più la minaccia di un enorme scoop. Cosa? Fa vedere? In pratica ha scritto che nel pomeriggio rivelerà a tutti un grandissimo scoop che ha scoperto alla festa di Capodanno. Marin dice che non ne sa niente. Ti ho detto che non ne so niente, se non ne so niente, non ne so niente. Cielo, l'unica cosa interessante che è successa quella sera è stata... Sì? Oh, beh, ecco, beh, è stata con me. Non penso che Nobu voglia scrivere di questo. No, a giudicare dal tono dell'articolo sembra una cosa grossa su qualcuno che conosciamo bene. Ah, bene. Ma, dopo tutto, ragazzi, nessuna di noi ha fatto nulla di male, no? Quindi, insomma, non abbiamo nulla da temere. Esatto, è quello che dico anch'io. Già. Marin, andiamo. Su, vieni. Ehi, aspettate, andiamo anche noi a Moontown. Ciao ragazze, ci vediamo dopo. Ciao. Che cosa potrebbe mai essere successo? Ma... non è che Melanie e Claudio si sono lasciati? Ma no, quello è successo l'anno scorso. Ah, già. Non avrai detto... Dammi il giornale! Non avrai detto quello che ti ho confessato a Nobu. Cosa? Quello che ti ho detto la sera di Capodanno, Marin. Dunque, fammi pensare che io ho ricordi molto, molto confusi di quella sera. Che diamine è successo tra te e Nobu? In effetti, non vi ho visto alla festa. Oh, buonasera, buonasera, benvenuti alla festa di Capodanno qui all'Hotel Seychelles. Buonasera, Marin. Wow, che bello, te l'avevo detto. Sì, tutti i miei amici questa volta non verranno vestiti eleganti, io giuro che gli faccio andare il frutto della passione di traverso. Giù, signorina Marina, certo che ti vedranno eleganti, l'ha scritto nell'invito. Temo per Daisy. Buonasera. Oh, Melanie, gioia dei miei occhi. Buonasera. Ciao, Claudio, elegantissimo anche tu. Bravi, 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 potete entrare. Come sarebbe a dire potete entrare? Ah, e perché se non ci vestivamo eleganti, capì? Potevamo entrare, ecco. Ah, beh, in effetti l'aveva scritto sull'invito. Sì, vabbè. Oh, contessa, buonasera. Mel. Eh? Vedi che ce l'hanno con te. Cosa? Oh, sì. Contessina Martinez, è un vero piacere conoscerla. sì, anche per me. Io sono Yasmin. Certo. Grazie. Perché ringraziato? Non lo so. Melanie, benvenuta. Ciao, papà. Allora, sembra molto carina come festa. Sì, e tutti si stanno presentando a noi perché ora siamo dei nobili. Ma che cosa carina. Mi serve del cibo. Non capisco perché te dà così tanto fastidio. Non mi piace che mi chiamino contessina, contessa. Ah, quindi anche se lo faccio io non ti piace? Contessina? Ma che dici se lo dici tu io? Ciao ragazzi, siete pronti per l'ultima notte dell'anno? Gennarino è carichissimo. Sì, anche tutti i miei dolciotti. Buonasera dolciotti, qui siamo di nuovo all'Hotel Seychelles per la grandissima festa di fine anno. Tra poco scoccherà la mezzanotte e, beh, nulla, inizierà il nuovo anno, una nuova vita, nuovi obiettivi, nuovi followers. Sì, signorina, guarda che ci sono anch'io qui, Ovviamente si spera che sia un anno al fianco del mio Willy. Wow, Rebecca, suoni davvero bene. Grazie, Zendarino, questa sera mi sento particolarmente ispirata. Ah sì, passata una bella giornata? Beh... Sì,
Sì, dai, è andata bene. Bene, bene, mi fa piacere. Dopotutto io e te siamo praticamente quasi cognati, no? Cioè, anche se io e Ricky non siamo sposati, però tu sei la sorella del ragazzo con cui sto e... Sì, certo, Gennarino, certo. Wow, Rebecca è proprio brava a suonare. Già, comunque stavo a pensare che è una situazione abbastanza diversa dall'anno scorso, no? Sì, sì, per fortuna sì. È stato orribile. Mi si è spezzato il cuore quella sera, Mel, mentre ti dicevo quelle cose e ti lasciavo. Anche a me. A me si è spezzato il cuore due volte. Perché mi avevi lasciato e perché ti avevo ferito. Confettina, anzi, contessina mia, quest'anno ti prometto che andrà molto diversamente. Davvero? Beh, certo. Non lo pensi anche tu? Sì, sì, certo che sì, Claudio. Nobu, Nana, benvenuti! Ciao, amore mio, sei magnifica stasera. Grazie, amore. No, sempre a demorizzare voi due. Mike è già arrivato? Che ti importa di Mike? No, non ancora. Va bene. Oh, Marina. Melanie, allora ti sta piacendo la festa? Sì, molto, solo... Ecco, dovrei parlare con te un attimo. Oh, certo. Vieni. Gertrude, pensaci tu. Ah, vediamo chi è arrivato alla festa. Buonasera, Ryan. Buonasera, Gertrude. Non ti preoccupi, signorina Marina. Ti penso io. Che succede, Melanie? Tutto ok con Claudio? Non ha deciso di lasciarti o... No, no, no. Anzi, lui questa sera è super romantico e mi sta rendendo le cose difficili. Quali? Oh... Non gliel'hai ancora detto? No. Melanie, andiamo! È solo il ballo delle debuttanti! Claudio dovrà venire con te e ballare un po'. Lui odia queste cose, Marin. È già difficile farlo abituare al fatto che sono una contessa adesso. Melanie, l'unica che qui non si sta abituando a questa cosa sei tu, ok? Ah, Claudio, va benissimo. Anzi, non cambia nulla. Non lo so, io vedo che tutto questo gli va stretto, Marin. Non lo so. Melanie, Claudio ti ama, farebbe qualsiasi cosa per te e andare al ballo delle debuttanti non è poi chiedergli di andare a morte, su via! Oh, ciao ragazze! Buonasera Marin, buonasera, buonasera a tutti! Siamo pronti per festeggiare l'ultimo giorno dell'anno! Bene, spostati Candy! Daisy! Marin, per favore non iniziare, è il massimo dell'eleganza che posso concederti! Cielo, è chiedere troppo a quella ragazza di mettere un abito lungo? Ci ho provato, Marin, ma non mi ascolta. Oh, e va bene, le voglio bene, le voglio bene. Lei può passare perché le voglio bene. Ci mancherebbe. Oh, ciao Claudio, ti stai divertendo? Sì, è una festa, quindi... Oh, beato te, per me queste feste sono un po' noiosette, sai... Preferisco, le feste di Sundown. Ma dai, non l'avrei mai detto. E ci sono cose instagrammabili alle feste di Sundown. Per quanto i social siano il mio lavoro, non mi interessa più di tanto quando devo divertirmi e... Volevo dirti, mi dispiace, abbiamo iniziato con il piede sbagliato. Ho saputo cosa dovrei fare il prossimo mese. Wow, Claudio, mi dispiace per te. Devi amarla davvero, quella ragazza. Che devo fare il prossimo mese? Ma come? Non lo sai? Chiunque conti in questa città lo sa. Il ballo delle debuttanti. Sì, quel ballo pomposo dove tutte si vestono da principesse e i ragazzi sembrano dei damerini idioti. Sì, esatto. Melanie dovrà parteciparvi. Che cosa? Oh, cielo, scusa, non lo sapevi. Accidenti. Allora, Clary, sei pronta per il piano? Sì, wow, aiutare te in Nobu è così eccitante! Sì, sai, ormai mancava qualcuno che ci facesse da spalla in questi giochetti. Oh, e di là c'è anche tuo padre, Mike! Oh, sì, lo so, beh, ovviamente alloggiando qui. Già, ce la metterò tutta, promesso! Andiamo, carotina? Oh, sì, certo, Mike. Avresti mai immaginato che quest'anno sarebbe finito così? Con te al mio fianco? Assolutamente no. Mi ero abituato a ballare con te solo nei miei sogni. Mike, io
Mi spiace averti ferito tutto questo tempo. Non è stata colpa tua, Glitter. L'importante è che tutto quello che abbiamo passato ci ha portato a questo momento, a questo istante, in cui tu sei la mia ragazza. Oh, Mike, anch'io sono tanto felice di stare con te. Su, via, Claudio, il ballo delle debuttanti. Quest'anno parteciperà anche Marin e anch'io. Ah, che bello, mi darai qualche dritta? Beh, se ne hai bisogno. Non corre buon sangue tra noi, ma chi sono io per non aiutare un povero ragazzo? Ah, è questo che pensi, che io sia povero? No, Claudio, è solo un modo di dire. Ti prego, non pensare che tutti qui a Moontown reputino quelli di Sandtown dei poveracci. Beh, in realtà è proprio quello che mi fate pensare. Questo lo pensi tu, Claudio, ma non è così. Sei uno dei più forti giocatori di basket che la squadra di Rainbow City abbia mai avuto. Credimi, molte persone in questa sala non provano altro che stima per te. Davvero? Sì. Ah. Incredibile che sia stato proprio io a dirtelo. Oh, è arrivato Ricky. Dovrebbero essere arrivati anche i miei genitori. Signori Cartier, benvenuti all'Hotel Seychelles. Come vedete, io e mio padre l'abbiamo completamente ristrutturato da quando, insomma, apparteneva a voi. E spero vi piaccia la festa e da quella parte. Visto, mamma, papà, Marin e il padre hanno fatto un lavoro pazzesco con questo hotel e pensare che fino a poco fa stava cadendo tutto in rovina. Già, beh, ottimo lavoro, signorina Seychelles, davvero un ottimo lavoro. Andiamo, caro. Ricky! Oh, che imbarazzo, ci sono anche i suoi genitori. Gennarino, buona ultima notte dell'anno. Ricky, ma che fai? Ci sono tua mamma e tuo padre. Cielo, Gennarino, ormai ci siamo abituati, non ti preoccupare. Mamma, papà? Rebecca, cara, luce dei miei occhi. È proprio come dicevi tu, Rebecca, hanno ristrutturato questo posto veramente bene. Visto? Già, e... chissà, magari un giorno potremo anche riprendercelo, visto? Già, bene, bene, ma andiamo alla festa, caro. Io non ero pronto! Dovessi vedere la fascia che hai fatto! No, non ero pronto, mi devi avvisare di queste cose, ma insomma, farmi venire un infarto proprio l'ultimo giorno dell'anno! Ma dai, su, adesso dobbiamo anche ballare insieme davanti a loro. Ma tu sei pazza, ma non esiste proprio! Cosa? Ciao Ryan, non ci siamo ancora salutati questa sera, io sono arrivata molto prima per... Ciao Rebecca. Tutto bene, vuoi qualcosa da bere? No, ti ringrazio, sono in servizio. Ok. Stai suonando tu il piano, vero? Sì. Sei bravissima. Oh, grazie. Allora continuerò a suonarlo per te. Ecco il segnale, attivare il piano, Clary. Attivare il piano? Subito? Ciao, Ryan. Clary, anche tu qui? Sì, ti avevo detto che sarei venuta alla festa e... Oh, abbiamo lo stesso vestito. Già, che coincidenza, Clary. Beh, io torno in sala, ci vediamo dopo, Ryan. Perché quella gli sta ancora attaccato? Dopo il bacio dell'altra sera, io e Ryan non abbiamo più parlato e... Certo, non stiamo insieme, però... Oh, meglio non pensarci adesso. Che cosa c'è, Clary? Ryan, devo parlarti ed è molto, molto urgente. Davvero? Mm-hmm. Allora, direi che gli ospiti sono quasi arrivati. Geltry, lascio te alla porta, io vado a divertirmi con i miei amici. Certo, signorina Marina, vada pure, ha fatto davvero un ottimo lavoro. Grazie. Amore mio! Ryan, io ho la sensazione di essere seguita. Che cosa? Sì, ho cercato di parlartene in questi giorni, ma tu mi hai evitato. E... ecco... posso parlartene, per favore? Perché la persona che mi segue è qui. Ok, va bene, andiamo da quella parte. Grazie. Gertrude, per favore, controlla tu la situazione, ok? Zeto di gnocchino Ryan, non ti preoccupi. Grazie. Buonasera, Gertrude.
Buonasera, signorino Cosmo. Come sta? Beh, non molto bene, a dire il vero, ma non importa. Oh, signorino Cosmo, se vuole parlarne con qualcuno! Davvero, Gertrude? Rimarresti ad ascoltare i problemi di un adolescente a cui è stato spezzato il cuore? Oh, ma sento che sì, signorino Cosmo, mi dica tutto. Ecco, vedi Gertrude, che di là ci sono Mike e Glitter e... Capisco, capisco la situazione assolutamente dolorosa per lei. Sì, molto, molto dolorosa. Cosa devi mostrarmi? Un secondo, amore mio. Oh cielo, non posso crederci, lei ci sta davvero molto molto male. E quella ragazza, Clary? Ecco, onestamente, Gertrude, non ti ricorda un po' Glitter? Oh cielo, io lo sapevo che lei si era avvicinato a quella ragazza perché le ricorda Glitter. Ma signorino Cosmo sta facendo un errore. Sì, sì, lo so Gertrude, ma come posso fare? Eccellente. In ascensore. Cosa? C'è una sorpresa che ti aspetta, Marina. Ma Gertrude e Ryan? Oh, non preoccuparti di loro, sono impegnati. Mm? Bene, tieni gli occhi chiusi, Marina, ok? D'accordo, sì, te l'ho promesso, ho gli occhi chiusi. Sicura? Sì! Insomma, si può sapere cosa hai combinato e... Ok, adesso aprili. Cosa? Seguiamo i petali di rosa. Ma... E tada! Nobu, hai preparato tutto questo per me? Beh, non esattamente. Ho preparato tutto questo per te e per me. L'acqua è riscaldata, ci sono i petali delle tue rose preferite e lì c'è un costume nuovo che ti aspetta. Starai scherzando? Gertrude e Ryan saranno qui in tempo zero. Gertrude e Ryan non saranno un problema per questa sera perché ho attivato la mia nuova squadra. La tua nuova squadra? Beh, ma forse questa sorpresa non ti piace. No, io non so cosa... Quindi Nobu alla fine ha preso bene la tua missione nella Unicorn Squad, Betty? Sì, insomma all'inizio ci è rimasto un po' male, ma gli ho spiegato che io e lui rimarremo comunque amici. È che prima avevamo una specie di gruppetto, ma con quello che è successo a Sabrina e... Oh, ma a proposito, che fine ha fatto la vera Sabrina? È tornata in America. Ah, capisco, ecco perché non la vedo più in città. Claudio, la stai facendo più tragica di quello che è. Ci sarò anch'io a quel ballo, dai, ci faremo spalla a vicenda. Beh, ma te non ci sarai come damerino, io sì. Devi smetterla, Claudio, la vita di Melanie è questa, ok? Presentati a queste feste, fai qualche sorriso e te ne vai come faccio io. Ah, e va bene, sì, ok, hai ragione. Zendalino, che cosa ti fai dietro i dolci? Mi sto nascondendo da Ricky, vuole per forza fare le smancerie con me. Beh, il tuo ragazzo non va bene? No, perché ci sono i suoi genitori qua e io mi piglio scuorna. Sarebbe? Ho vergogna! Ma i suoi genitori sanno che state insieme. Sì, vabbè, però mi mettono ansia. Ok. Mike, per favore, è un'emergenza, mi presteresti il cellulare? Il mio è morto. Cosa? Certo, ok. Grazie, devo assolutamente chiamare mia madre. Ecco, tieni. Grazie, grazie mille. Inviamo un messaggio a Glitter per toglierla dai piedi e rimanere da sola con Mike. Dunque, eccola qui, carotina. Bleh. Non so, non lo so. Dai, andiamo un po' fuori, una boccata d'aria ti farà bene. Bella, ottima idea. Ehi, Nana, io sono fuori con Claudio, ok? Quando vuoi darmi il cellulare. Certo, grazie Mike, sei davvero super gentile. Oh, c'è un bel po' di movimento alla vetta. Gertrude? Zì? Ecco, vedi, quello è Mike. Zì, lo vedo. Ecco, ma secondo te, Gertrude, che cos'ha Mike che io non ho? Oh, ma signorino Cosmo, non è per questo. E allora per cosa? Eh?
Scusate ragazze, mi assento per qualche minuto. Allora, amore mio, ti piace? Sì, tantissimo, è tutto meraviglioso e super romantico. È solo che... Che? Gertrude ti ammazzerà quando lo scoprirà. Beh, non mi importa se questo significherà morire tra le tue braccia. No, Bu. Marin, c'è qualcos'altro oltre a Gertrude che ti disturba? Non mi sento proprio a mio agio con il mio corpo, ok? Marin, ne abbiamo già parlato, tu sei una dea. Non puoi dire sul serio una cosa del genere. Beh... Io non mi sento così, Nobu, e ho paura che tu te ne renda conto e... E cosa? Non vedi l'effetto che mi fai? Non vedi quanto Gertrude cerca di tenermi lontano da te? E pensi che sia così perché il tuo corpo non va bene? Direi piuttosto il contrario, no? Sì, non l'avevo pensata in questi termini. Io penso solo a quanto sono diversa dalle cantanti e dalle attrici che seguo e... Tu sei una dea, Marin, la mia dea. Ripetilo. Cosa? Ripetilo. Io sono... No, mi imbarazzo troppo. Allora lo dirò io per te. Sei la mia dea e sei assolutamente perfetta così come sei. Mm. Oh, Nobu. Signorino Cosmo, mi scusi, ma adesso devo proprio andare a cercare signorina Marina. Cosa? Gertrude? Grite, dov'è signorina Marina? Non lo so, non la vedo da un po' in sala da ballo. Ah, zii, qualcosa mi dice che sono al piano di sopra. Anch'io devo andare al piano di sopra. Vengo con voi. Vediamo un po', sento odore di pensieri in voi da questa distanza. Cosa? Qui dovrebbe esserci Mike. Mike? Sì, infatti Gertrude, dai, magari c'è Mike che voleva solo fare una sorpresa a Glitter e gli stiamo rovinando tutto. No, io sento odore di signorina Marina. Ma è un segugio. Vedi Glitter, di là ci sono... Ecco, Nobu e Marin. Che cosa? Signorino Nobu! Ecco, e Gertrude non avrebbe mai dovuto scoprirli. Gertrude, per favore, aia all'orecchio! Forza, forza voi due! Con me! A rivestirvi subito da capo a piedi! Ma che... Cosa? Ma Marin era qui con Nobu? Sì, nella vasca da bagno. Nella vasca da bagno? Oh cielo. Già. Ah. Mm-hmm. Gertrude sarà arrabbiatissima. Ok. Beh, però a quanto pare è andata bene. È andata bene? Gertrude li metterà in punizione per il resto della loro vita. Questo perché non sai che vittoria è per Nobu essere rimasto da solo per almeno 20 minuti con Marin. Capisco. Piuttosto, tu come mai cercavi Mike? Ecco, ho ricevuto un messaggio sul mio cellulare, ma non so, devo aver capito male. Forse era un altro piano dell'albergo. Forse. Beh, io vado. Ora sei amico di Clary? Clary? Sì, l'ho conosciuta all'inaugurazione, alla festa di Natale. È simpatica. Sì, immagino di sì, non la conosco bene, solo so che cosa ha fatto a Ryan e... Sì, ho letto cosa è successo tra lei e Ryan e non mi interessa. Ok, va bene. È solo che lei non mi ha fatto una buona impressione. Sei gelosa, Glitter? Cosa? No, certo che no! Sì, lo so, stavo solo scherzando. Sul serio, Cosmo, anche se ci siamo lasciati, ecco, ti reputo comunque un mio amico. Ed è solo che tu meriti di meglio di Clary. Ah, beh, è che il meglio sei tu, Glitter, e a quanto pare non ti merito. Ma
Cioè, capisci, Ryan, per te ha senso questa cosa? No, Clary, non ha il minimo senso. Ora scusami, ma devo tornare al lavoro. Buon fine anno, Glitter. Mike, insomma, perché non lo capisci? Io e te possiamo... Io ti amo! No, no, io questo lo capisco. Sei tu che non capisci che io non ti amo, Nana. Eh? Che sta succedendo qui? Perché stai ballando con Mike? Io pensavo solo volesse un ballo con me, ma a quanto pare voleva convincermi a tornare con lei. Che cosa? Sì, ma ho capito, non preoccupatevi. A quanto pare Mike non potrà mai essere mio. Ma che... Già, carotina, a quanto pare resto comunque un latin lover. Scemo. Quindi è stata lei a mandarmi il messaggio dal tuo cellulare? Immagino di sì. Dove sei stata? Oh, in realtà è una storia molto divertente. Dai, non ci credo, non so cosa avrei dato per vedere la faccia di Nobu. Sì, sì, devo ammettere che era da immortalare. Assurdo, mi sono divertita un mondo. E comunque, Cosmo, io ho trattenuto Ryan fino a 5 minuti fa. Sono stata molto, molto più brava di te. Hai ragione, te lo concedo, Clary, ma c'è da dire che Gertrude ha più esperienza di Ryan, è un osso duro. No, 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 non ci provare, Ryan è un bodyguard, Gertrude è una governante. Quindi il mio compito era più difficile. Ah sì? Sì. Signorino Ryan! Gertrude, signorina Marina. Che cosa ha fatto tutto questo tempo? Io, ecco, Clary aveva bisogno di un... Beh, zappi che signorina Marina era scappata! Ma che dici, Gertrude, non sono scappata! Era in vasca da bagno con signorino Nobu! Io... Gertrude, per favore! La festa per signorina Marina finisce qui. Con te parleremo dopo, Ryan. Oh, cielo! Eh? Dai, non posso crederci! So perché siete qui. Nobu, devi dirci che tipo di articolo devi pubblicare. Già... Oh, Glitter, hai paura che io scriva un articolo sulla tua chiacchierata in ascensore con Cosmo? Cosa? Ecco, lo sapevo. Devi pubblicare quello, guarda che non ci siamo detti niente di che. Appunto, quindi no. Oh, bene. E neanche su Zucchero Filato, Candy. Zucchero Filato? Ho scoperto qualcosa, ma so che sono notizie riservate e ho passato tutto a Ryan e a suo padre, che condivideranno le mie scoperte con te. Oh, bene, grazie, Nobu. Bene, ma allora di quale scoop si tratta? Non vorrei parlare mica di quello che è successo tra te e Marin nella vasca da bagno. Cosa? Certo che no. Ah, bene, perché lei è già in punizione per questo. Già, ma su via, dopo tutto era solo un bagnetto. Comunque, quella sera per l'appunto, dopo la strigliata di Gertrude, che è durata un bel po', stavo tornando di sotto per i festeggiamenti, quando ho sentito... Cosa hai sentito? Ho sentito i Cartier parlare a Rebecca e Ricky. E va bene, me lo merito, siamo finiti in punizione, però sono stati i 20 minuti più belli della mia vita, quindi non mi importa cosa farà Gertrude. Mamma, per favore, dai, tra poco c'è il brindisi. 10, 9, 8. Dai, su, che cosa ci dovete dire di così urgente? È che noi non possiamo più aspettare, vi abbiamo visto lì in mezzo comportarvi come se... Beh, come se nulla fosse. Ma cara, è perché non lo sanno? Non capisco, di cosa state parlando? Ragazzi, voi dovete sapere che... 3, 2, 1... Noi siamo in rovina! Woohoo! Cosa? E... Sì, abbiamo perso tutto, tutto, ragazzi. Siamo poveri, poveri. Cosa? State scherzando? Ma c'è una speranza, Rebecca. Che? Tu, figlia mia, puoi salvare il buon nome della nostra nobile famiglia fidanzandoti con il nobile Reginald Van Fusten.
Cosa? Ma siete impazziti? Rebecca, ma... Io non capisco, non c'è un'altra soluzione. Non saremmo mai arrivati a questo, Rebecca, se ci fosse un'altra soluzione. Ma comunque io e tua madre ci teniamo a dirti che... La scelta, Rebecca, spetta a te. Noi non ti costringeremo a far nulla. Certo, patiremo la fame e la vergogna. Ma scegli tu. No, Rebecca non ci sta. Si troverà un'altra soluzione. Io ho bisogno di stare da sola. Non posso crederci. Oh, poverini. Già, nel vero senso della parola. Ma non è tutto. Perché poi ho seguito Ryan, che ha seguito Rebecca. Eh? E cosa è successo? Oh, è stato fantastico. Ho praticamente assistito a una scena di un film. Rebecca, che cosa fai qui? Prenderai freddo. Io ho appena saputo che la mia famiglia e che l'unico modo che hanno per tenersi a galla è che io mi fidanzi con un certo conte o marchese ban qualcosa. Quindi non mi importa assolutamente nulla del freddo. Tu lo sapevi, Ryan? Sapevi della mia famiglia? Sì. E perché non me l'hai detto? Non spettava a me dirtelo, Rebecca, ma alla tua famiglia. E comunque tra noi non è successo nulla di irreparabile. Nulla di irreparabile? Ryan, io con te mi sono sentita viva e al sicuro. Allenandomi con te ho creduto di poter essere molto, molto di più che una semplice contessa carina ed educata. Mi hai fatto credere di avere delle scelte e mi sono innamorata. Rebecca, tutte queste cose le hai pensate da sola perché avevi bisogno di credere che fosse possibile. Te lo ripeto, non è troppo tardi. Possiamo dimenticarci l'uno dell'altra. Tutto questo sarà come il battito d'ali di una farfalla. Cioè, insignificante. Si dice che il battito d'ali di una farfalla possa generare un uragano dall'altro lato del mondo, sai? Rebecca. Ed è quello che tu hai fatto a me, Ryan. Quando ci siamo baciati, è stato proprio come se un uragano stesse spazzando via la vecchia me. E questo mi ha fatto sentire bene. Tu, Ryan, mi fai sentire libera, forte. Tutte cose che non avevo mai provato prima e che mi fanno sentire viva. Sei tu ad accendere tutto questo. Mi dispiace, Rebecca, ma forse per te non è lo stesso. Cosa? Forse non ti importa di vedermi tra le braccia di qualcun altro. Non dire sciocchezze, Reb. Il solo pensiero mi fa venire voglia di fare brutte cose. Pensaci bene, Reb. Sei buona, gentile. Faresti qualsiasi cosa per la tua famiglia. Come vivresti sapendo che avresti potuto aiutarli e non l'hai fatto? Ti conosco. Hai ragione, ma come vivrei sapendo che mi sono negata la mia felicità? Sarò io a dovermi fidanzare con un ragazzo che non amo e non voglio. Sarò io a doverlo baciare. Rebecca. Ryan. Io, scusa, Rebecca, qualunque sarà la tua decisione, io la rispetterò. Ma sappi che non ho nulla da darti. Non voglio insistere e rendere la tua vita un inferno. Il fuoco che generi in me, Ryan, credimi, non è quello dell'inferno. Non capisco, quindi che scopo vuoi pubblicare, Nobu? Ma è così ovvio. Voglio pubblicare la storia di Rebecca e Ryan. Così lei farà la sua scelta. Ma così non ha molta scelta. E comunque cosa dovrebbe cambiare? I suoi genitori leggono il tuo blog? No, ma alla famiglia di quel conte, ho fatto qualche ricerca, interessa moltissimo che la sua futura fidanzata sia perfetta e immacolata. Che quindi... E per i nobili il mio blog è un problema. Rebecca finisce sul mio blog insieme a Ryan e... Puff! Oh... Quel marchese o chi che sia non la vorrà più. Devi lasciare a lei la decisione, Nobu. Lei vuole stare con Ryan. E onestamente se lo meritano. Non vedevo una coppia così bella da quando io e Marin ci siamo messi insieme. Credetemi, è la scelta giusta. E comunque non potete fare niente ormai. Perché l'articolo
è online. Non c'è nulla di meglio che iniziare l'anno con una buona azione.